giorni presso l'Istituto delle Molle degli Studi di Intelligenza Artificiale a Lugano, del dottor Ignazio Beghi, che dopo aver studiato ingegneria energetica, ora studia ingegneria nucleare e per la tesi sta affrontando un progetto di ricerca nell'ambito della sicurezza nucleare al Politecnico di Zurigo. E infine del dottor Francesco Alberti, laureato in informatica a Milano, ha ottenuto un dottorato in ricerca a Lugano, è stato ricercatore al Verimag di Grenoble e ora è ricercatore informatico alla San Raffaele di Milano. L'invito ora sul palco con me. Gran parte del personale dell'istituto svolge anche attività di didattica
soprattutto alle due università di Lugano, ma nel mio caso io sono docente anche al Politecnico di Milano. Ecco, giusto per raccontare una notizia recente che un grosso colosso informatico ha deciso di premiare i migliori 10 centri di ricerca al mondo nell'ambito dell'intelligenza artificiale con un super computer che vale una certa quantità di dollari, e fra questi 10 istituti, insieme ai grandi colossi come possono essere l'MIT e l'Università di Stanford, c'è anche il mio istituto, quindi insomma questo è stato un grosso riconoscimento giunto di recente. Ecco, adesso entriamo un pochino più nel tema di questa serata. Lo scopo di questa serata è una riflessione in realtà su questa frase di Einstein: l'uomo per il quale non è più familiare il sentimento del mistero, che ha perso la facoltà di meravigliarsi e di sentirsi umile davanti alla creazione, è come un uomo morto o almeno cieco. Ecco, il fil rouge di questa chiacchierata che faremo stasera è proprio raccontare come per le nostre tre diverse esperienze questa frase ha riscontro nella nostra attività quotidiana. E direi che per l'ingegnere questa frase è particolarmente vera, perché l'ingegnere ha proprio come scopo l'attaccamento alla realtà. Se noi ci chiediamo chi è l'ingegnere, in realtà l'ingegnere è colui che sfrutta le proprie conoscenze scientifiche per risolvere dei problemi di natura pratica, di ordine pratico. Quindi non è un teorico, benché sfrutti conoscenze scientifiche e teoriche molto solide, ma interagisce con la realtà che lo circonda, possibilmente per migliorare le condizioni di vita dell'essere umano, direi. E questo è un bisogno che l'uomo ha maturato durante la storia, direi, fin dai tempi più antichi. Se pensiamo già, un esempio è la civiltà romana, ci sono stati già degli esempi di problemi pratici che sono stati risolti egregiamente. Pensiamo ai grandi acquedotti che servivano per spostare l'acqua, evitare di andare alla fonte a recuperarla ogni volta. Pensiamo alle navi che servivano proprio per un'esigenza di spostamento sull'acqua, un mezzo non troppo consono all'uomo. E ovviamente nella storia ci sono stati moltissimi altri esempi, possiamo solo considerare l'esempio per eccellenza che è Leonardo da Vinci, quindi tra le sue tante invenzioni c'erano le prime macchine volanti con cui Leonardo avrebbe sperato di volare. Ecco, un altro problema di ordine pratico: viaggiare in tempi brevi coprendo lunghe distanze, che è stato risolto qualche secolo dopo, insomma. Già in epoca del XV secolo Leonardo aveva qualche idea su come si sarebbe potuto fare. E qual è al giorno d'oggi l'ingegnere? Quali sono i problemi che affronta? Uno dei più recenti è quello dell'informatica e delle telecomunicazioni. Se pensiamo a quanto è cambiata la nostra vita negli ultimi 20 anni, con l'avvento del computer, con l'avvento di internet, con l'avvento dei nostri cellulari, però al giorno d'oggi per noi è comune prendere il cellulare e andare su Google e cercare una notizia appena lo desideriamo. 30 anni fa tutte queste cose non esistevano. Perché cito proprio questo? Perché mi serve per introdurre quella che è stata proprio la mia scelta di studi universitari, che l'ingegneria delle telecomunicazioni cade nella categoria dell'ingegneria dell'informazione. Cosa significa ingegneria dell'informazione? L'informazione è ciò che sta alla base di tutto qualsiasi progetto. Se si vuole cominciare a progettare qualcosa, prima di tutto bisogna saper trattare dei dati, giusto? E l'ingegnere dell'informazione si occupa proprio dello studio delle tecnologie che servono per, ad esempio, codificare l'informazione nella maniera più adatta, trasmetterla, memorizzarla e proteggerla. E si declina in tantissimi campi, che possono andare, ad esempio, dal trattamento di vari tipi di informazione, come può essere le immagini oppure segnali audio, lo studio dei dispositivi che servono per la trasmissione, quindi pensiamo ad esempio alle antenne che servono per propagare onde elettromagnetiche, che sono anche nei vostri cellulari, quello che usate per comunicare tutti i giorni, oppure non so, dei laser per trasmettere luce all'interno di una fibra ottica, che poi si occupa anche delle modalità con cui ad esempio i computer
si scambiano informazioni, quindi le regole e il linguaggio con i quali i computer possono comunicare tra loro. E quello che avviene quando noi digitiamo sulla barra di Google una parola chiave, vogliamo ottenere dei risultati. Quei risultati non sono sul nostro computer, vengono recuperati da qualche parte del web, in realtà da un server dove queste informazioni sono memorizzate. Ecco, questa slide in realtà è in inglese, me ne dispiace, ma è molto esplicativa secondo me, perché è un po' un manifesto semiserio che elenca le caratteristiche che dovrebbe avere uno scienziato che si occupa dei dati, quindi dell'informazione. E qui c'è un elenco di conoscenze di base, di matematica, di statistica, di programmazione. E poi c'è una cosa che a me ha fatto sorridere, tra le conoscenze, diciamo, di carattere generale, dice che lo scienziato deve essere curioso rispetto ai dati e quindi deve essere curioso rispetto alla realtà che lo circonda. E trovo che questo sia particolarmente vero, e trovo riscontro di questo nella realtà di tutti i giorni, nel mio lavoro di tutti i giorni. Per spiegarvelo vorrei mostrarvi un esempio molto, molto semplice che tutti possono comprendere. Dei problemi, una buona classe di problemi che noi ci troviamo a affrontare sono i cosiddetti problemi di ottimizzazione, cioè problemi in cui vogliamo risolvere al meglio, giusto? Trovare la soluzione ottima per qualcosa. E tutti noi abbiamo tutti i giorni, ad esempio, tutti noi andiamo al lavoro al mattino e vogliamo trovare la strada che ci consenta di giungere al lavoro nel minor tempo possibile, vero? E in effetti ad un primo approccio potremmo dire ok, è la strada che ha il percorso più breve. Pensate però se questa strada che ha il percorso più breve ha un sacco di semafori, è molto trafficata e ci sono una serie di colonne alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina non è più così conveniente perché non è sgombra e quindi magari è più comodo usare una strada più lunga ma meno trafficata. Quindi la soluzione ottima, quella che minimizza il tempo di percorrenza, può cambiare a seconda delle condizioni del contorno. Ora cercate di immaginare questo problema molto più complicato: al posto di dover andare da casa al lavoro dovete gestire una flotta di migliaia di tir che in una regione o in una nazione devono trasportare dei beni di consumo quotidianamente. Ecco, come affrontereste questo problema? Naturalmente ci sono una serie infinita di strumenti matematici che si possono utilizzare, ma quello che vi voglio mostrare è un approccio che è veramente usato e che nasce dall'osservazione di quello che accade in natura. Ed è proprio l'osservazione di come si comportano le formiche. Ah, cosa succede quando le formiche cercano il cibo? Si muovono più o meno a caso e muovendosi rilasciano un feromone che ha un odore che loro possono riconoscere. Cosa succede? Che quando qualcuno di loro trova il cibo, comincia a fare la spola tra il cibo e il formicaio e percorre la stessa strada più volte, quindi rilascia questo feromone e le altre formiche potranno percepire che lungo quella strada l'odore è più forte e cominceranno a seguirla. Quindi si innesta un circolo virtuoso e pian piano sempre più formiche cominceranno a percorrere quella strada, rilasceranno questo feromone, l'odore aumenterà e sempre più continueranno ad imparare di conseguenza osservando il comportamento delle loro sorelle. E quindi cosa succede? Che alla lunga tutte seguiranno la stessa strada, quella più conveniente per andare dal formicaio al cibo. E questo è un meccanismo che è anche adattativo, perché pensiamo cosa succede se a un certo punto cade una bottiglia e la strada così comoda viene interrotta. È necessario trovare una via alternativa. E allora ancora ce ne sarà qualcuna tra le formiche che scoprirà come aggirare la bottiglia e pian piano il meccanismo si ripete e perciò una nuova strada verrà imparata e si potrà nuovamente collegare il formicaio al cibo. Ecco, questo è un meccanismo che viene utilizzato in tutt'altro ambito e vorrei mostrare questo breve filmato. Può essere usato per far imparare ad una flotta di robot come muoversi con i loro punti. Allora, guardate, questi robot inizialmente si stanno muovendo a caso. Tengo a precisare che non sono telecomandati, cioè non c'è nessuno che li sta dirigendo. Loro automaticamente
due ancore, questa gialla e quella blu in fondo, ancora si scontrano, la via non è tanto chiara, però c'è una parvenza di ordine. Se aspettiamo ancora un pochino, tra qualche secondo, cominciamo a vedere due file belle ordinate, quasi nessun robottino si scontra con gli altri, hanno cominciato a imparare la strada giusta. Ovviamente non rilasciano feromoni in questo caso, però si comunicano le loro rispettive posizioni. E questo è un meccanismo per far loro imparare ad andare nei posti dove più di loro, il numero maggiore fra loro è stato recentemente. E ora guardate cosa succede se spostiamo l'ancora. Ecco, cominciano a imparare che la posizione di una delle due ancore è cambiata e pian piano cominciano a imparare qual è il percorso più breve. Guardate ancora in questo secondo caso, in questo momento stanno ancora facendo una curva che non è il percorso più breve tra le due ancore, però pian pianino la curva diminuisce il proprio raggio e fra qualche altra decina di secondi vedremo che questa curva in realtà diventa una linea retta. Quindi in maniera adattativa questi robottini stanno modificando il loro percorso in funzione della posizione delle due ancore. Ecco qui. Ecco, questo non è l'unico esempio di imitazione di meccanismi che esistono in natura. C'è chi si è divertito a progettare dei robot che ricalcano alcune caratteristiche e capacità di alcuni animali, per esempio le formiche oppure degli insetti. Ecco, qui potete ad esempio vedere un robottino che ha degli arti snodati, che è in grado di arrampicarsi, come molti insetti sanno fare, e appunto queste estremità prensili. Abbiamo invece un'altra tipologia di robot, che è quello che avete visto prima, che è in grado di camminare e ha anche questi agganci che permettono di spostare il primo, che invece non è in grado di camminare ma può arrampicare. E poi vediamo il terzo, che invece è un drone e può volare come molti insetti sanno fare e ha delle telecamere montate a bordo. Ecco, mi piacerebbe mostrarvi come una flotta di robot di questo tipo può svolgere una missione molto semplice in realtà, scusate, ecco qui, che è quella di recuperare un libro. Allora, prima di tutto cosa succede? I robottini camminatori cominciano a esplorare la stanza e lo stesso fanno i droni, che vanno per primi a identificare qual è l'obiettivo da recuperare. In questo caso, eccolo qui, c'è questa libreria, il drone si attacca al soffitto, c'è una telecamera montata a bordo, questa è la visione dal robottino, sta identificando qual è il suo obiettivo, è questo libro, d'accordo? Quindi lo scopo è recuperare questo libro. Quando l'obiettivo è stato identificato, l'informazione viene passata al resto della flotta, che comincia ad attivarsi. In questo caso l'idea è di spostare uno dei robot arrampicatori fino alla libreria, in modo che si possa arrampicare per recuperare il libro. Ma dato che quello non può camminare, ci vogliono due robottini camminatori che lo spostino. E quindi pian piano si sta costruendo una strada sostanzialmente, perché diversi robot camminatori stanno marcando il sentiero e poi due di loro spostano il robot arrampicatore. Ecco, pian pianino lui arriva vicino all'obiettivo, ecco qui, dalla telecamera il drone continua a monitorare la situazione e una volta arrivato il robottino arrampicato, qua ce n'è un secondo che viene mandato in supporto del primo, una volta che il primo arriva viene, ecco qui, rilasciato e a questo punto lui comincia ad arrampicarsi. Vedete, ecco qua, adesso è libero di muoversi, comincia ad arrampicarsi al lato della libreria. Per farlo sfrutta anche una corda che c'è una ventosa che si appiccica al soffitto e che questa corda viene utilizzata per elevarsi.
Quindi vedete che pian pianino il robottino riesce ad arrivare allo scaffale e poi finalmente a prendere il libro. Ecco fatto, a questo punto si lascia andare, ritorna a terra e la missione è compiuta. Ecco, ovviamente questo è un gioco dimostrativo, ma potete immaginare che robot di questo tipo si utilizzano in contesti, ad esempio, di disastri ambientali, di emergenza, in tutti quei contesti in cui la presenza umana è rischioso, inviare delle persone per un certo tipo di missioni e per missioni di soccorso oppure di esplorazione, questi tipi di flotte di robot vengono ampiamente usati. Ecco, quindi ho voluto in breve darvi un assaggio di quello che le macchine possono imparare. Quindi le macchine sono in grado di imparare e esistono algoritmi in grado di imparare adattativamente a partire dai dati. Tanto più che gli scienziati considerano al giorno d'oggi i dati come il petrolio del XXI secolo, cioè la quantità di informazione che si può estrarre dai dati che si raccolgono è potenzialmente ha delle potenzialità che ancora non conosciamo appieno. È però anche vero che gli algoritmi con cui le macchine imparano non si genera automaticamente dalle macchine, sono gli scienziati che li scrivono e che quindi istruiscono le macchine su come apprendere. E quindi se è vero che gli uomini vengono sempre prima delle macchine e la mente dell'uomo viene sempre prima degli algoritmi, è sempre importante che ci sia un uomo che sia attento e curioso rispetto alla realtà e si domandi quali sono le soluzioni che già in natura sono state applicate e che possono essere riapplicate magari in maniera diversa per risolvere dei problemi che ancora aspettano soluzioni. E allora vi lascerei con una domanda che può essere uno spunto di discussione magari più tardi, che è allora qual è l'atteggiamento giusto per sfruttare le conoscenze e le potenzialità della tecnologia per migliorare il bene comune. Quanta energia libera? 220 milioni di elettronvolt. Cioè la differenza per un singolo atomo è un guadagno di 110 milioni di volte. Questa è la potenza che è racchiusa in questa che è appunto nella fissione nucleare. La differenza sostanziale, vabbè, sono due processi difficili, cioè diversissimi tra di loro. Questo qui è molto banale, molto semplice, chiunque può osservare una combustione anche in modo naturale. Questo in natura non esiste, cioè non esiste nessuna parte nel mondo in cui questo processo avviene da solo. Occorre una... C'è stato ricercato, è stato trovato
e da quando l'hanno scoperto è partita tutta uno strand della ricerca nel tentativo di liberare questa energia e di usarla. Come? Questa è una scoperta di un italiano che è Fermi, che è geniale, che ha capito il nocciolo della questione, che i neutroni che facevo vedere prima, questi che partono, quando nascono dalla fissione sono velocissimi, hanno milioni di elettronvolte energie, sono troppo veloci, sono assolutamente inutili. Per riuscire a colpire un altro uranio e indurre una fissione devono essere rallentati. Qual è il modo più semplice per rallentarli? Una volta che nascono, questo è il cuore della centrale, il reattore, quelle rosse sono barre di combustibile poi immerse nell'acqua. Qua è un ingrandimento, per cui il neutrone nasce velocissimo, entra nell'acqua, comincia a rimbalzare sulle molecole, a ogni rimbalzo perde energia, diventa più lento e quando è lento abbastanza entra nella prossima barra e può indurre una nuova fissione. Questo è l'effetto a catena che può liberare tutta questa energia rinchiusa dentro questa materia. Questo peraltro ci dice anche una cosa interessantissima sul campo che studio io, che è la sicurezza nel nucleare, che è il motivo per cui i reattori sono in un certo senso intrinsecamente sicuri, perché appunto per essere efficaci, cioè per funzionare, i neutroni devono essere rallentati, se noi smettiamo di rallentare semplicemente diventano inutili. Qual è la cosa più grave che può succedere concettualmente in una centrale? Che a un certo punto la potenza comincia a crescere troppo rapidamente e questo condurrebbe a un'esplosione, che è esattamente quello che noi vogliamo evitare. Ma se queste barre di combustibile cominciano a produrre troppa potenza, cosa succede all'acqua che è in mezzo? Comincia a bollire. Per cui invece di avere tutta questa massa di molecole avete una bolla di gas che è mille volte meno denso, per cui i neutroni ci passano attraverso senza venire rallentati e di fatto spengono la centrale. Per cui questo concetto, vabbè, questo è un reattore vero, questo è lo schematico, questo è come fare un reattore vero, e i reattori sono costruiti in questo modo proprio perché intrinsecamente qualunque cosa uno faccia è impossibile che, cioè sono costruiti appunto in modo che non ci sia un modo per portarli in una condizione tale per cui possano esplodere. Ovviamente liberare tutta l'energia che c'è dentro è, queste barre di combustibile erano estremamente complicate, per farlo occorre una centrale intera. Adesso non sto a spiegarvi tutti i dettagli, che non è quello che interessa a me, ma è raccontarvi molto brevemente quello che faccio io come lavoro. Ora, vabbè, questa è la centrale, quella che vedete qua, questa cupoletta qui, è il containment, cioè dove è custodito il reattore che è il cuore della centrale e dove appunto avviene questa reazione e appunto non può esplodere, ma è pieno di sostanze radioattive potenzialmente molto pericolose, per cui cioè, è chiuso in questo edificio totalmente sigillato, cioè è anche, nel senso non passa neanche l'aria, è assolutamente sigillato, anche se è 90.000 metri cubi di aria di volume, è totalmente sigillato e qui dentro è chiuso il reattore mentre opera. Gli scenari di cui noi ci occupiamo come incidenti gravi sono quegli scenari per cui in seguito a tendenzialmente eventi esterni molto gravi, per esempio a Fukushima il maremoto, il terremoto, la centrale viene messa in una condizione di non riuscire più a gestire il suo reattore, il quale si degenera. Cosa vuol dire non riesce più a gestire il suo reattore? Ho appena detto che qualunque cosa succeda, qualunque deviazione si spegne da solo perché intrinsecamente si spegne. Infatti questo non è il problema, Fukushima non è stato questo il problema. Il reattore si è spento, solo che dentro il reattore si accumulano tutti i prodotti di fissione, i frammentini che facevo vedere prima. E cosa vuol dire i frammentini? Se avete in mente una tavola periodica, dentro 92 caselline che sono tutti gli elementi. Ecco, nei tabulati nucleidi, che è quella che interessa agli ingegneri nucleari, ognuno di quei 92 quadratini rappresenta una riga intera di tutti gli isotopi possibili che quell'elemento può avere. Ecco, in una centrale nucleare, dopo che ha funzionato, cioè anche solo per qualche settimana, quasi tutti questi elementi sono presenti. Cioè tutte le possibili reazioni chimiche, tutte le possibili decadimenti reattivi sono tutti presenti all'interno del reattore. Se osservate c'è una sottile linea nera in mezzo a questa tavola che rappresenta gli isotopi stabili, cioè quelli che non sono radioattivi. Tutti gli altri, in un modo o nell'altro, sono radioattivi, quindi decadono. Decadendo emettono energia, per cui
un reattore, anche se è spento, continua a produrre energia, e cioè produce, appena è stato spento, qualcosa dell'ordine di qualche megawatt di potenza. Per darvi un'idea di questo cosa vuol dire in termini concreti, se voi pensate a Chernobyl, che è 30 anni fa, il suo reattore si è fuso in seguito all'incidente, oggi dopo 30 anni la massa del reattore è ancora intorno ai 2000 gradi per la potenza termica che sta continuando a generare soltanto da questi nuclidi. E quindi, vabbè, questo è il nostro concern, cioè la nostra preoccupazione è esattamente come isolare, contenere queste sostanze estremamente pericolose che continuano tuttavia a produrre calore. Qual è questo problema? Che se loro continuano a produrre calore e sono chiusi qui dentro, in un luogo isolato, assolutamente che non può scambiare con l'esterno, si scaldano, quindi la pressione continua ad aumentare, poi tutta l'acqua che viene pompata per cercare di raffreddarli evapora, diventa vapore, e la pressione aumenta ancora, perché a un certo punto questo edificio arriva a una pressione di 6-8 volte quella atmosferica, è praticamente di fatto una bomba perché non può reggere una pressione infinita. Per cui che cosa si è pensato per evitare lo scenario peggiore, cioè che questo si sgretoli e liberi tutto quello che c'è dentro? Una cosa che in realtà è assolutamente molto semplice, cioè metterci un filtro, aprire una valvola, scaricare in atmosfera, e per evitare che tutto questo vada in atmosfera si filtra. Questa è una centrale che è esattamente, questo è lo stesso fiume sul quale c'è il mio centro di ricerca, esattamente l'ansa dopo, Pesna, e che sta montando il filtro che il nostro gruppo di ricerca ha pensato. Qua vedete lo schematico, praticamente questo è l'interno del containment, dell'edificio che vi facevo vedere prima, e in caso di incidente molto grave, da questo imbocco il gas può scappare, viene filtrato attraverso questo filtro e mandato verso l'esterno, purificato. Ora, qual è il problema di questo filtro? Che deve operare in caso di incidente nucleare, per cui in condizioni tendenzialmente catastrofiche, appunto immaginate Fukushima, terremoto, maremoto, incendi, e non c'è nessuna, non si può pensare che qualcuno possa andare a operarlo, cioè a controllare il modo in cui funziona, deve essere qualcosa che da solo a un certo punto parta e funziona perfettamente senza che nessuno intervenga dall'esterno, nel modo più semplice possibile, perché più è semplice più è facile che non ci siano complicazioni. E questo appunto, già è difficile filtrare tutte queste sostanze perché tutta la chimica è contenuta lì dentro, e in più bisogna farlo nel modo più semplice possibile. Per cui cosa facciamo? Questa è l'idea che abbiamo avuto, è usare un filtro di questo tipo, che si chiama un wet scrubber, cioè un filtratore umido, perché è pieno d'acqua fino a questo livello. I gas contaminati che scappano dalla centrale, spinti soltanto dalla pressione del containment, ovviamente perché non si può pensare di avere una pompa che sfoghi, si usa soltanto la pressione che è già presente, vengono portati qua sotto in questa raggiera di ugelli che spruzzano il gas dentro la nostra soluzione, risalgono, passano attraverso questo mixing element che dopo vi spiego come funziona, e poi nella soluzione dove vengono appunto purificati. Qual è l'unica cosa su cui noi possiamo giocare per massimizzare la purificazione dei gas che stiamo mandando attraverso? Una cosa molto semplice, cioè le bolle. Tutto lo studio che stiamo facendo è appunto ottimizzare una bolla perché possa in qualche modo riuscire a depulire il gas che porta al suo interno. Come funziona? Attraverso due step fondamentali. Il primo è proprio l'ugello, il nozzle, che sono quelli sulla raggiera da cui esce il gas. E abbiamo avuto questa idea di progettarli in modo tale per cui, adesso vi faccio vedere come funziona, praticamente il gas esce, forma delle grosse bolle, e queste impattano contro questi piatti successivi, e se contengono delle parcelle per esempio di cenere che sono prodotte dentro e che sono molto radioattive, queste ceneri, le ceneri sono più pesanti del gas perché ogni volta che il gas impatta contro un ostacolo, queste si schiantano sull'ostacolo, su questi piattelli in questo caso, si separa dal fluido e il gas continua praticamente ripulito. Solo che dentro il gas non sono soltanto aerosol, ma contengono anche una grande quantità di sostanze radioattive che sono dei gassosi, volatili. In particolare la più pericolosa, che è quella che interessa esattamente la ricerca su cui sto facendo io, è lo iodio. Lo iodio che è molto radioattivo,
dal corpo nella tiroide, per cui è la... E per esempio a Chernobyl è stata la causa principale di morti dopo l'incidente, sono stati i tumori alla tiroide dovuti all'accumulo di iodio radioattivo. Per cui se riusciamo a togliere la maggioranza dello iodio che sta uscendo, abbattiamo uno dei pericoli più grandi che sono associati agli incidenti nucleari. E questo cosa succede? Cioè, questo come lo facciamo? Voi vedete qua che le coperte, si vede benissimo, però le bolle che escono da questo nozzle sono molto grandi. Per cui il gas che è contenuto all'interno non ha modo di interagire con la soluzione all'intorno per essere lavato. Per cui ne aggiungiamo uno step successivo al nostro filtro, che funziona in questo modo, che è quello che chiamiamo mixing element, l'elemento che serve a mescolare, che spacca le bolle più grandi, le rompe in queste bolle più piccole, però non le sta semplicemente rompendo in delle bolle più piccole, adesso qua non si riesce a vedere bene dal video, ma mentre le rompe le condizioni in una forma tale che non siano più sferiche, perché una bolla sferica che sale in una soluzione non dà problemi alla soluzione, cioè non la rende turbolenta, semplicemente sale, mentre invece se la si spacca in un modo ellissoidale, questa comincerà a ruotare perché da una parte cerca di salire, ma essendo allungata come forma oppone più resistenza, per cui si mette a ruotare mentre sale. Questo crea vorticosità e quindi turbolenza, e questa turbolenza nell'acqua induce un moto del gas all'interno delle bolle, e quindi questo doppio mescolamento favorisce il trasporto di massa dall'interno delle bolle alla soluzione, in cui poi viene catturato lo iodio che noi stiamo cercando di tirare fuori. E praticamente rispetto al filtro precedente, quello che noi abbiamo introdotto è esattamente tutta questa dinamica di bolle, fa un po' ridere dirlo, però è proprio uno studio di bolle, aggiungendo questi nozzles e questi mixing elements con lo scopo appunto di migliorare l'efficienza dello scambio. E soltanto appunto ristudiando tutta la fluidodinamica di questi oggetti e le interazioni, vabbè, poi con tutte le specie chimiche presenti nella soluzione, siamo riusciti a portare la decontaminazione degli aerosol, cioè tutte queste particelle di cenere e polveri, da un valore che era di 10.000 a 100.000. 100.000 vuol dire che il 99,999% degli aerosol che passano attraverso il nostro filtro vengono fermati. Quello che esce è lo 0,0001%. E la cosa più importante che siamo riusciti a fare è proprio sullo iodio invece, perché il vecchio filtro, quello che stavamo montando, aveva una DF, una potenza di filtrazione intorno al 100, cioè il 99% riusciva a essere sottratto, e siamo riusciti a dimostrare che con questa nuova configurazione arriva a 10.000. 10.000 vuol dire che se noi mandiamo 10 kg di iodio dentro il nostro filtro, ne esce un grammo. E 10 kg non è una quantità casuale, perché la massima massa di iodio che un reattore produce nella sua vita è appunto di 10 kg. Per cui noi riusciamo a purificare la quasi totalità di quello che esce, al massimo quello che scappa è soltanto un grammo che poi si disperde. Quindi io volevo raccontarvi questo. Stiamo parlando di
informazione e modalità automatiche per gestirla. È un concetto abbastanza profondo, cercherò di analizzarlo, che a me ha colpito molto, tant'è che ho deciso di dedicarci tutto il mio tempo, diciamo, professionale. Allora, io adesso lavoro a San Raffaele. San Raffaele è noto per essere un ospedale, un centro di ricerca in ambito sanitario. Allora, se prendiamo un uomo sono 100.000 miliardi di cellule. Allora, prendiamo un pezzettino di Lego per ogni cellula. Quanti pezzettini di Lego, che dimensione riusciamo a riempire? Don Roberto. Indoviniamo. Allora, riusciamo a riempire One World Trade Center di New York, il quarto grattacielo più alto del mondo, 546,2 metri di altezza. In realtà questi qua sono dati. L'informazione dove sta? In realtà l'informazione, la natura, ha trovato un modo per descrivere tutti questi dati, quindi tutti, come noi siamo fatti, tutte le nostre cellule, sono descritte con solo quattro lettere, esattamente quattro, ripetute 3 miliardi di volte per ogni nostra cellula, e questa informazione oggi si può scaricare da internet e si può mettere su una chiavetta USB. È l'informazione che ci descrive e ce la possiamo portare in tasca ovunque. Come si è arrivati a questo punto? Allora, non è che uno prende una cellula, la apre, prende la prima base del genoma e lo legge tutto dall'inizio alla fine e poi lo mette su internet. È un processo abbastanza complesso. Allora, diciamo, quando uno va a sequenziare il genoma, vuol dire va a prendere il DNA, lo scompone, va a leggere ogni singola base, poi ne tira fuori la versione digitale, quindi secondo questo alfabeto, facciamo finta che sequenziamo, diciamo, un po' a caso. Non è proprio così, nulla è lasciato a caso in ricerca, però si vanno a leggere dei pezzetti di DNA che poi uno tenta a livello informatico di riassemblare. Cosa vuol dire? Che se io ho letto questi quattro pezzetti con il mio sequenziatore, poi voglio ottenere questa sequenza. Questa sequenza come la ottengo? Beh, la ottengo perché tutti questi pezzettini in realtà hanno delle parti in comune. Quindi io ne vado a prendere uno, lo sovrappongo con un altro, con un altro ancora, e così via. Vi è un problema che se io ho questi tre pezzettini e li sovrappongo così, trovo questa sequenza. Se li sovrappongo così, ne trovo un'altra. Quindi il DNA sono solo quattro lettere, ci sono una miriade di modi di sovrapporlo. Allora, a livello informatico il problema è molto interessante, perché io posso rappresentarlo così. Faccio tre pallini, tre nodi, in questo caso di tre colori diversi, il rosso rappresenta la sequenza a sinistra, il blu quella in mezzo, il verde quell'altra, no? E poi creo delle frecce da un nodo all'altro a seconda dei caratteri che si sovrappongono. Quindi gli ultimi quattro caratteri di quella rossa sono uguali ai primi quattro di quella azzurra, e quindi lassù ci metto un 4. Completo questo grafo, dopodiché io voglio trovare la sequenza più piccola che le contiene tutte. Allora, se devo mischiare tutti questi caratteri diventa un po' difficile da analizzare. Su un grafo invece quello che posso fare è dire: voglio fare il percorso che collega tutti questi pallini e che mi permette di accumulare più punti possibili, ok? Allora, se io accumulo più punti possibili trovo la sequenza più corta. Se io faccio la prima che vi avevo mostrato, faccio 6 punti. Se io faccio la seconda, ne faccio 11. Quindi la seconda è quella favorita in questo caso. Ma il problema, adesso qua sono 3, può diventare abbastanza complicato. Quindi, in questo caso qua sono solo 50 sequenze. Se il genoma sono 3 miliardi e 2 di lettere, capite che la faccenda è cervellotica, diciamo così. Abbiamo però un esempio. Allora, bello dell'informatica che posso fare anche gli esempi pronti via col computer. Prendiamo un file a caso con delle sequenze, anche queste qua. Diciamo a caso, in realtà non sono proprio casuali, rappresentano quella difficoltà intrinseca che ha il genoma umano, però ovviamente sono dati sintetici, non veri. Sono sequenze, ce ne sono 50, ok? Scritte con
4 lettere anche queste, x, y, z, e poi voglio trovare la sequenza che le racchiude tutte. Okay. Allora io posso prendere un bel programmino, questo qua, lo eseguo, e lui un po' mi dice, bon, devi partire dalla sequenza numero 30, qua su, andare a quella 10, poi dalla 10 alla 27, e così via. Allora prova del 9, questo qua è lo stesso grafo che avevo mostrato sulla diapositiva, che si è aperto di qui, non mettiamo di qua. Allora, partiamo dal numero, abbiamo detto 30, che se zoomiamo un po' la troviamo, mi sembra, da queste parti qua giù, 29, 20, sparita, no? 30, in effetti non arriva nessuna freccia rossa, la freccia rossa è il cammino che devo seguire, quindi dalla 30, se seguo la freccina rossa, dovrei arrivare al numero 10. Allora, la freccetta rossa parte dalla 30, si mischia su un po', però arriva al numero 10, effettivamente. Dalla 10 devo andare alla 27, che starà qua giù, eccola qua, e così via. Quindi io riesco effettivamente a trovare la mia sequenza finale. Allora, torniamo alla presentazione. Ora, il discorso è la differenza tra l'informazione e il dato. Abbiamo fatto questo grafo, l'abbiamo risolto. Però se ci pensate bene, questo problema qua risolto è lo stesso problema alla fine che aveva mostrato Cristina all'inizio. Se io devo attraversare diverse città e so quanto mi costa andare da una città all'altra, poi all'altra, posso chiedere a questo punto qual è il cammino che mi costa di meno. E banalmente non ci vuole la scienza per capire che se voglio andare da Milano a Napoli e Roma, non devo fare Milano-Roma-Napoli, Milano-Napoli-Roma, ma devo fare Milano-Roma-Napoli. Allora, la questione qua quindi è trovare l'algoritmo giusto. Il compito dell'informatico è capire qual è l'algoritmo migliore o quello che funziona meglio per risolvere un problema, per trattare l'informazione in maniera automatica. Guardate che l'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguarda i telescopi. La parola algoritmo deriva da questo signore un po' tenebroso che si chiama Al-Khwarizmi. Era un matematico persiano vissuto a Baghdad nell'800 d.C. E, ironia della sorte, questo matematico scrisse un libro dentro il quale riconosciamo benissimo la parola algebra. Quindi l'informatica, o meglio, la scienza di fare algoritmi giusti, possiamo dire è nata allo stesso momento che nasceva la matematica, o comunque la matematica più astratta, l'algebra. Dopodiché si è differenziata. Quante informatiche? Ce ne sono una marea. C'è genomica, c'è la simulazione, per esempio, quelle quattro segnine in alto sono una simulazione di come si propaga il calore in una stanza, il grafo che vi ho mostrato poco fa, per esempio, oppure quel disegno qua sotto dipinge tutte le rotte degli aerei sul globo terrestre, e quindi uno vorrebbe analizzare tutte queste rotte. Ecco, è sicuramente un campo molto, molto affascinante. Tuttavia, il motivo per il quale io ho scelto di fare ricerca non era tanto specializzarmi in una di queste aree, ma era rispondere a un'altra domanda, che è: nonostante l'infinità di cose che io posso fare al computer, alla fine esiste qualcosa che non è calcolabile? Esistono problemi che non sono risolvibili? Okay, questa domanda qua, per chi c'era domenica sera, a me sembra molto simile alla domanda che il figlio del professor Capasa gli fa quando il professor Capasa lo porta al mare e lui gli chiede: papà, ti ha messo tutta l'acqua qui? E allora io mi chiedo: cosa posso calcolare, oppure esiste qualcosa che non è calcolabile? È una domanda che apparentemente non ha senso. Okay. In realtà la domanda è ben fondata e ci hanno pensato tre signori a dare una risposta molto profonda. Notate anche qui tre signori che hanno risposto a questa domanda nel 1936, il primo Alonzo Church, nel 34 Kurt Gödel e nel 37 Alan Turing. Loro hanno dato la definizione, hanno capito che cos'è che io posso fare con il computer. Il computer non può fare tutto, ci sono delle cose che non può fare. E loro hanno capito che cosa il computer può fare e non può fare, quando il computer non esisteva ancora.
Allora, l'argomento non è semplice, però è molto affascinante. Quindi io dentro questo argomento qua ci ho visto il mistero, okay, che sta dietro allo schermo di questa macchinetta pseudo-intelligente. Allora, si parte dai numeri. Quanti sono i numeri? Don Roberto? Ce ne sono 8, un po' di più. Quanti ce ne sono? Infiniti, possiamo dire infiniti? Se io vado avanti a contare non finisco più, no? Sono infiniti. Allora adesso le faccio un gioco di prestigio. Prendo tutti i numeri e tolgo quelli dispari. E lascio solo quelli pari. Quanti sono i numeri pari? Infiniti, però sono fondamentali quelli di prima. E per questa cosa qua, come li metto a confronto? Ho un infinito e un altro infinito che però è grande la metà dell'infinito di prima. Cioè, c'è un po' del paradosso. Allora, quello che posso fare è dire, se io ho un insieme con tre frutti e un insieme con tre posate, allora i due insiemi sono grandi uguali, perché io posso prendere un frutto e associarlo a una posata, e una posata associata a un frutto, e non dimenticarne nessuno. Quindi creo un'associazione 1-1, ne prendo uno di qua, associo uno di là, per ogni insieme. Allora io faccio così, prendo i primi e dico che se io prendo un numero di quelli che stanno sotto e lo moltiplico per 2, ne trovo uno di quelli che stanno sotto. Dopodiché se ne prendo uno di quelli che sta sotto, lo divido per 2, ne trovo uno che sta sopra. Allora in questo modo qua ho fatto lo stesso ragionamento, ho preso ogni elemento dell'insieme che sta sopra e l'ho associato a un elemento di insieme che sta sotto. Allora qua potrebbe essere sembrato un paradosso all'inizio, perché alla fine sotto ho la metà di quelli che stanno sopra, ma i due insiemi sono grossi uguali, sono due infiniti grandi uguali. E la serie degli infiniti grandi uguali, diciamo, può continuare un po' di più, perché io non ho solo i pari, che sono tanti quanti i numeri naturali, posso prendere anche quelli dispari, che sono comunque di meno dei naturali. Posso prendere numeri interi, denotati da Z, Zahl, in tedesco, numero. Allora, interi ovviamente sono i numeri positivi e sono anche i numeri negativi. Anche questo qua, paradossalmente grosso il doppio, ma sono infiniti grossi uguali. Posso prendere l'insieme delle frazioni. Qua ci spingiamo ancora più avanti. Allora, se uno ci pensa, da un mezzo, prima che arrivo a meno un mezzo, ho un infinito grande quanto tutti i numeri naturali. Eppure Cantor ha dimostrato che anche questo qua è un infinito che è grosso tanto quanto i numeri naturali. Se dicono infiniti numerabili, vuol dire che io posso fare una lista, un elenco, elencarne uno a uno e essere sicuro di non lasciarmi indietro nessuno. No? E tutti questi insiemi qua rispondono a questo modo, a questo elenco. Allora adesso torno alla mia domanda, cosa posso calcolare? Cosa me ne frega di sapere che sono gli infiniti, che sono grandi la metà, ma grandi uguali e via dicendo? Beh, allora, se io posso calcolare qualcosa con un computer, significa che posso scriverci un programma. Ok, se io posso scrivere un programma per risolvere un problema, vuol dire che posso calcolare la soluzione di quel problema lì. Allora poi io dico che ogni programma è in realtà un numero. Ogni programma, per il fatto che sta sul mio computer, che quindi è codificato dentro il mio computer, è una stringa di 1 e 0 che si susseguono. Questi 1 e 0, se io li leggo come carattere, come istruzioni del mio programma, sono istruzioni, ma se io li leggo come se fossero un numero, ho un numero naturale. Allora, torniamo al nostro schermo nero. Allora, questo qua lo chiudiamo. Se ogni programma è un numero, io questo numero lo posso calcolare. Ok, allora io ho scritto un programma che prende il programma di prima, quello che assembla pezzettini del genoma, e mi dice che numero è questo programma, cioè lo va a leggere bit a bit e mi stampa sul numero. Ecco, allora è un numero un po' grosso che ha 9647 cifre, però è un numero, sta lì, e nessuno glielo toglie. Quel numero qua è quel programma lì. Una volta che mi ero appassionato di Sudoku, per esempio, avevo fatto un programma che mi generasse Sudoku. Okay. Dopo un giorno che provavo a risolvere uno, ho trovato che non c'era la soluzione. Allora ho detto, il mio programma non è molto intelligente, devo fare uno che quantomeno mi dia il Sudoku, che riesca a risolvere.
Allora, alla fine mi sono trovato un programma che li generava tutti, ok, e poi che li risolveva anche. Ok, quindi qua sopra è stato generato uno e qua sotto è stato risolto. Poi un'altra ancora, poi dopo un po' che gli risolve il computer, uno ci perde gusto a fare a mano. Ecco, allora, torniamo al nostro, il nostro numero. Anche il programma che genera il suo sarà un po' più piccolino. Anche quello che gli risolve sarà un numero un po' più grosso. Ogni programma che io posso scrivere corrisponde a un numero. Paradossalmente, il programma che capisce che numero sono i programmi, anche lui un programma, quindi anche lui ci avrà un numero. Ok, allora io posso prendere questo numberizer, ok, che è questo programmino, e dirgli numberizer, dimmi che numero sei. Allora me lo dice, sono 705. Allora, la conclusione di tutto questo qual è? Ogni programma un numero, ogni numero un programma, una cosa che io posso calcolare. I numeri sono infiniti, posso calcolare infinite cose. Vuol dire che con questo computer qua io posso calcolare infinite soluzioni, infiniti problemi. Qual è il problema? Che io ho trovato le cose che posso calcolare, ma se adesso mi chiedo le cose che io voglio calcolare, potrebbe essere un insieme diverso. Infatti, tutto il fondamento di questa discussione è che l'insieme che io voglio calcolare, in realtà, che è un oggetto matematico, non è numerabile, è un infinito più grosso. Quindi, la conclusione di questo discorso è che esistono delle funzioni, dei problemi che io vorrei risolvere al computer, ma non ci sono sufficienti programmi, sebbene infiniti, per farlo. Quindi, capite che se riesce a fare un computer e poi pensare a tutti questi infiniti che si mischiano, che uno fa un po' giocare con gli infiniti, è una cosa che stupisce parecchio, insomma, che dà parecchio senso a quando non è il programmatore che semplicemente mette le istruzioni in fila. È una cosa molto, molto più affascinante. Quindi, la mia carriera da ricercatore, qui cito un professore con il quale ho collaborato, anche il mio advisor, sfidare l'indecidibile. Perché sfidare l'indecidibile? Perché che ci siano problemi che non sono calcolabili è dimostrato, ma dove mettere quella riga tratteggiata che delimita quelli calcolabili da quelli non calcolabili non si sa, è un problema ignoto, è un problema oggetto di ricerca tutt'oggi. Quindi andare a trovare dei puntini là dentro o mettere dei trattini che dicono io fino a qua posso calcolare, da qua in poi no, è una sfida che poi impatta su quello che uno può andare a fare effettivamente sul computer. Quindi non è un problema teorico da matematici che se stanno sulla punta dell'Everest e pensano agli infiniti. Se una cosa non può essere calcolata, non può essere calcolata nella pratica con un computer, è un problema che io non posso risolvere. C'è parecchio mistero dietro tutto questo, immagino. Ecco, concludo con una frase di un regista che, per chi conosce i TED Talks, ha fatto un video molto bello su tecniche di ripresa. Lui ha mostrato come tecniche di ripresa possono aiutare a vedere episodi naturali troppo lenti, troppo veloci, troppo grossi o troppo piccoli. E alla fine lui conclude con questa frase molto bella, secondo me, che dice chi lo sa cosa è lì che aspetta di essere visto o quali nuove meraviglie trasformeranno la nostra vita. Non abbiamo che stare a guardare. Io di mio ho aggiunto un H alla fine che dice non ci resta che cercare. Grazie. Domanda.
me, però. Balletta col gelato, coraggio. La mia curiosità era, dicevi che tu lavori a San Raffaele, giusto, che è un ospedale di ricerca. Sì. In questo caso, questo studio sui numeri, a livello ospedaliero, come viene impostato? Un'ottima domanda. Allora, questo studio sui numeri non ha un'applicazione così diretta in ambito pratico, in quanto i risultati che si ottengono sono risultati di fatto limitativi, che dicono il potere espressivo di un certo linguaggio matematico, che poi può essere tradotto su un programma, però dicono, per esempio, che certe formule a livello logico non possono essere, per esempio, la soddisfacibilità non può essere decisa. Però, nonostante questo, la complessità algoritmica di procedure che si usano a livello informatico ricadono in classi di problemi che la cui complessità non può essere abbattuta. Quindi anche la ricerca, diciamo, una volta che uno sceglie o decide o scopre cosa può essere deciso, poi andare a individuare delle soluzioni efficienti non è così banale, perché per esempio anche la ricostruzione del genoma in realtà non voleva detto NP-hard. Okay. Quindi riuscire a identificare un linguaggio espressivo per il problema che io sto analizzando e poi andarlo a codificare, quindi andando a studiare se il problema è risolvibile, se ho un linguaggio per esprimere efficientemente e che ammette una risoluzione efficiente, questo problema è un problema che può impattare anche algoritmi di bioinformatica. Grazie. Allora nel frattempo faccio una domanda io, che magari può essere banale, però per il momento in cui mi trovo mi può servire. Cosa vi ha spinto a scegliere di fare quello che fate? Perché alla fine se si va a guardare il corso universitario, ad esempio, si vedono i dati anche un po' freddi delle prospettive future, dei corsi di laurea, delle materie da studiare, però da come avete presentato quello che state facendo si capisce che siete andati oltre, avete visto qualcosa in più. Da dove l'avete percepito prima ancora di farlo? Allora, concordo pienamente che quando il 19enne si trova di fronte alla scelta su quale facoltà andare a seguire, si vede un elenco di materie di studio e il 90% di quelle materie hanno dei nomi sconosciuti. Quando anche fossero vagamente conosciuti, non ha comunque la percezione degli argomenti che andrà veramente a studiare. E quindi basarsi su questo è sicuramente un po' un salto nel buio. E lo stesso è per quel che riguarda la valutazione sulla probabilità di trovare un impiego. Certo, ha un impatto, ma non so, quello che ha guidato me nel momento in cui ho dovuto scegliere il mio percorso di studi è stato cercare di capire qual era il mio approccio allo studio. E per come ragiono io sono sempre stata abituata a cercare il nesso causa-conseguenza, cioè ragiono perché mi domando il perché e cerco una risposta. E ci deve essere una risposta logica, e quindi fra tutte le materie che avrei potuto voler studiare, la matematica è quella che è più vicina a questo approccio. Ovviamente una materia di tipo umanistico oppure lo studio di una lingua sfrutta altri tipi di ragionamento, non possono essere l'apprendimento più mnemonico oppure altri tipi di competenze. Quello che mi sentivo più adatta alla mia forma mentis era questo, era proprio l'approccio logico, non farsi delle domande e cercare delle risposte, e ho scelto una strada che mi permetteva di ragionare in quella maniera. Una cosa molto breve che mi aveva colpito quando dovevo scegliere l'università. Vabbè, io ho fatto ingegneria appunto, e la cosa che a me colpiva sentendo le presentazioni dei corsi ma anche parlando con chi sta
sta facendo, stava studiando in quel mentre già era diventato ingegnere, era il fascino della possibilità che uno ha nello studiare la realtà e nello studiare, nel conoscerla, può implicare la sua intelligenza, il suo genio, le sue conoscenze nella realtà e in questo trasformarla in una risorsa, che è questo, che appunto, per esempio, per il studio quasi legato all'energia, c'è tutta questa dinamica sulle risorse, mica le risorse, eccetera. Invece la scoperta, cioè per me più affascinante come avventura, no, dell'ingegneria, è che la prima risorsa è l'uomo, è il genio che dialoga con la realtà. E poi da questo prende la materia e la trasforma in risorsa. Per esempio l'uranio non ce le sasso se non c'è un uomo, un genio che la studia e capisce come tirarne fuori tutta e liberarne tutta la potenzialità. E questo è assolutamente un'avventura affascinante. Per me, diciamo che quando mi ero iscritto in informatica nel 2001-2000, non mi sarei mai immaginato, non sapevo cos'era l'informatica. E quindi man mano che studiavo, che ho fatto un corso dopo l'altro, ho capito, mi si è aperto davanti un mondo che non mi aspettavo e un mondo che alla fine mi ha affascinato. Forse la mia situazione è più incoraggiante perché ho scelto una cosa che in realtà non conoscevo, forse, quindi la scelta è stata, diciamo, casuale all'inizio, però si è rivelata molto soddisfacente alla fine. Ciao. Avrei una domanda un po' fantascientifica, ma un'altra volta la fantascienza è il posto prima della scienza. Secondo uno scrittore fantascientifico, Asimov, in un futuro i robot saranno capaci di imparare a pensare da soli. È possibile programmare la fantasia e l'immaginazione in modo che programmi creano programmi? È un po' una domanda un po' strana. Allora, si può emulare la fantasia umana in maniera, direi, anche piuttosto soddisfacente. C'è chi ci ha provato utilizzando brani musicali composti da, grandi compositori, prendiamo Bach, sono stati dati in pasto un algoritmo di machine learning, quindi ecco, è proprio la branca dell'informatica che si occupa di questi, del design, della progettazione di questi algoritmi intelligenti che imparano dai dati, e è venuto fuori che questi algoritmi, imparando e guardando un certo numero, che era un grosso numero, di esempi di brani musicali di un certo compositore, sono in grado di generare un nuovo brano su quello stile, cioè simile a come avrebbe fatto quel tal compositore, mettendo insieme pezzi dei vari brani e riadattandoli, modificandoli, quindi viene emulata effettivamente molto bene l'immaginazione e la capacità creativa umana. Il problema è che tutto questo non lo si potrebbe fare se non ci fossero dei dati da dare in pasto a questi algoritmi, e quindi in questo caso le composizioni originali di Bach o chi per esso. E quindi sì, possiamo insegnare molto bene ai computer ad emulare le capacità che sono umane, ma io penso che ci sia qualcosa del genio umano che nessuna macchina è in grado di catturare. E comunque è sempre l'uomo a dover insegnare alle macchine ad essere tanto capaci quanto sono. Valletta, veloce. Io anzitutto voglio fare i complimenti a tutti e tre perché sono state davvero tre presentazioni appassionate e appassionanti. E poi volevo chiedere, io 2 anni e mezzo fa sono andata in gita scolastica al PSI
e avevo visitato sia il centro di ricerca oncologica che la centrale nucleare. E mi aveva colpito particolarmente la dimensione della centrale nucleare. E avevo anche pensato, in caso di emergenza, di disastro naturale, cosa può succedere? E lei oggi ci ha presentato questo filtro che avete sviluppato. Però la mia domanda è, questo filtro diventa essenziale nel momento in cui vi è un'emergenza e quindi in cui appunto, come ha ribadito, non può essere, il suo lavoro non può essere controllato dall'uomo. Come si fa ad avere la certezza che funziona, cioè che riesce a ridurre l'impatto di un'esplosione nucleare sul territorio? Anzitutto, una centrale nucleare a PSI? Lì vicino. Ah, sì, quella che ho fatto vedere, peraltro, che ha anche sì, questa. No? Sì. No, la domanda che fai è molto giusta, perché non ti risponderebbero, ma così anche gli economisti, il rischio zero non esiste. Per cui non... Quello che noi possiamo fare, che è quello che noi facciamo, è la ricerca, serve esattamente a questo, cioè a studiare quanti più scenari possibili, quante più condizioni possibili in cui appunto noi possiamo verificare che quello che abbiamo costruito funzioni. Poi dopodiché appunto noi non possiamo, è impossibile pensare che noi risolviamo tutte le infinite possibilità della realtà e quindi conosciamo ogni singola cosa che può succedere. Questo non possiamo farlo, molto umilmente lo accettiamo. Quello che facciamo è cercare il più possibile, se vuoi da un punto di vista statistico, di limitare quello che noi possiamo prevenire, siamo abbastanza certi di poterlo mitigare. Per il mistero ci attrezziamo. Metti patti. No, vi ringrazio per la vostra esposizione. Ho avuto la consapevolezza che, e questo l'avete confermato, che noi siamo immersi in un mistero, che il mistero ci tocca, che lo viviamo, ma che non lo comprendiamo, non riusciamo a... E che, me lo dicevi tu Francesco, che questo mistero è aperto all'infinito. Tu parlavi di numeri, i numeri esprimono questo infinito. Ma come... proprio perché il mistero ci tocca profondamente nella vita, come possiamo dire che è logico? Ragionevole il mistero. Sì, la dottoressa parlava di una logica. Qual è questa logica? Direi l'informatica è evidentemente logica, nel senso che il linguaggio con cui si parla con i computer è una serie di relazioni logiche, una serie di nessi causa-conseguenza. Se succede questo, fai quest'altro. Finché questa condizione non è soddisfatta, continua a fare quest'altro. È così che noi parliamo con i computer. Quindi in questo è un linguaggio razionale e logico, non c'è niente di lasciato a caso, no? Come non ti spiega il mistero? Esatto, e infatti il computer in sé non ha niente di misterioso, no? Nel senso che se si è in grado di spiegargli cosa fare, lui farà esattamente ciò per cui è stato programmato. Ma il fatto che il computer sappia fare delle cose non ci spiega che cosa sono le cose che in principio potrebbe saper fare e quelle che non forse non può saper fare. E questo è probabilmente diciamo quello che stava cercando di spiegare Francesco.
Cioè, noi possiamo speculare perché magari i risultati teorici o più definitivi non ce ne sono sul fatto che una certa classe di problemi possa essere risolta con un certo grado di complessità, che poi si traduce anche in un certo tempo di calcolo, per esempio, e che invece altri non possono essere risolti in un certo tempo oppure non possono essere risolti affatto. Il come è diverso. Se siamo in grado di padroneggiare il problema e di istruire un computer affinché lo risolva, benissimo. Ma non sappiamo esattamente quantificare quali sono tutti i problemi che possono essere risolti e quali sono i problemi che non possono essere risolti. Se posso fare un'osservazione che isola un istante dal campo informatico, ma se ho capito bene la sua provocazione, che io sento molto, uno degli aspetti che più mi colpisce nello studio, in uno studio di informatica su qualcosa di più concreto, mi perdonano questo termine, la fisica, una cosa che a me ha sempre molto colpito è il fatto che noi, la realtà è misteriosa, perché è questo che a me spinge, per esempio, a conoscerla, ma è comprensibile, è conoscibile. Cioè, per esempio, se questo oggetto lo lascio, lui cade, se domani lo rifaccio, lui ricade, per cui la gravità ha una logica e io questa logica la posso cogliere, posso tirare fuori una legge di gravità, per esempio, se sono un genio come Newton ci arrivo, no? Però se la Terra domattina si sveglia e dice la gravità oggi non la faccio, lascio questo oggetto e lui rimane mezz'aria, io non capirò mai una legge, cioè comprenderò che la realtà è misteriosa, ma non riuscirò mai a entrare in dialogo con essa perché sarebbe profondamente irrazionale. Invece è misterioso il fatto che la realtà si offra al nostro sguardo in un modo per cui è conoscibile. Per citare un grande, penso sia Max Planck, lui diceva che, o forse Einstein, uno di due comunque, che il più grande mistero dell'universo in fondo è la sua conoscibilità. Che noi di fronte a quello che vediamo possiamo entrare in un dialogo e cominciare a comprendere. Non so se è pertinente anche tra quello che a me ha colpito sempre nello studio. Ciao, tanto grazie perché questi tre ragazzi, posso chiamarvi ragazzi, no? Ci hanno spiegato la parte nucleare, la parte informatica, robotica, e credo che tutti noi oggi usciamo con qualche concetto in più, ma con una semplicità e con una passione notevoli, e credo che questa è la cosa principale che mi porto via questa sera, perché stare di fronte a quello che si studia e quello su cui si lavora, come ci state voi, credo che dovremmo farlo tutti. Questo è forse un vostro modo di stare di fronte a quel mistero che è qui da tutto creato e che noi abbiamo imparato tanto così. Un commento e poi una domanda a voi. Io stamattina ho fatto 3 ore di riunione al computer con 10 miei colleghi. Facciamo la direzione scientifica della Siemens Healthcare mondiale. La cosa divertente è che questa cosa è stata possibile perché lui ha fatto gli algoritmi, che ha fatto funzionare il computer, lei ha fatto dei robotini che hanno consentito di far funzionare le telecamere. Tu adesso non c'entri ancora. Una cosa che si discuteva proprio stamattina sono dei nuovi algoritmi di cui noi abbiamo bisogno, perché alcune immagini che noi abbiamo, che sono quadridimensionali perché c'è anche il tempo collegato, perché se uno guarda il cuore e quello batte, dopo 15 minuti che lo guarda al vomito, scusate l'esempio, ma è così, bisogna togliere il discorso temporale, e quindi algoritmi molto complessi per generare da delle immagini risonanza magnetica piuttosto che tomografia, quello che sia, che poi un medico possa interpretare per curare un malato. Ci sono delle sale operatorie ibride in cui ci sono dei robottini per cui un chirurgo, senza toccare mai il malato, con una croce o joystick, come si può chiamare, manda avanti un piccolo catetere, un piccolo filo con una telecamera sopra e va a vedere dove c'è il problema del malato. Ci sono degli isotopi radioattivi che vengono utilizzati per curare il malato, perché in queste sale si fanno anche le radioterapie. Quindi quello che le tre cose che voi avete così mirabilmente spiegato stasera hanno poi una ricaduta concreta in queste piccole macchine o algoritmi o
procedure mediche che noi mettiamo poi in gioco. Stamattina, senza aver ancora ascoltato voi, ma sapevo che poi lo dirci assolutamente, pensavo, che bel lavoro che sto facendo, nel senso che mettere insieme, riuscire a fare qualche cosa che poi aiuti un malato, mi piace molto, no? Poi essendo direzione scientifica uno fa quel che vuole, mi ha detto che è un programma a 10 anni, però che ci puoi anche giocare in queste cose. La domanda a voi è, io la posso cose un po' più concrete, che tipo di vertigine provate voi quando studiate qualche cosa su cui non vedete immediatamente magari una ricaduta? Forse tu sì, per il filtro, perché dici, cerco di mandare fuori solo un grammo di iodio e non 10 kg, quel che siano. In certi casi sembra che le cose che si fanno sono molto poco concrete. Qual è la vertigine di fronte al fatto che poi invece queste cose hanno delle ricadute pesanti e quindi aiutano proprio a concretizzare proprio nella realtà di tutti i giorni quel mistero che noi stiamo inseguendo? È una vertigine sicuramente molto, molto alta e forse anche quella che alimenta il gioco, cioè questo stare così a contatto con, possiamo dire, il bordo della conoscenza umana e cercare di spingerlo tutti i giorni un pochettino più là. È una cosa molto nobile, sicuramente fare ricerca è un onore che purtroppo non è dato a tutti, però riuscire a fare ricerca e a pubblicare i risultati, discuterli e mettersi davanti alla platea mondiale dicendo anch'io ho dato il mio piccolo contributo è sicuramente molto gratificante e poi dà appunto questa vertigine molto bella che autoalimenta tutto il gioco. Non penso che si possa fare ricerca per soldi, sicuramente servono, non si può fare ricerca per la fama, può non arrivare, si fa ricerca proprio per questa vertigine, penso, è quella che dà. Sì, anch'io concordo con quanto ha detto Francesco e io affiancherò un altro commento, che è quello dell'importanza che io attribuisco anche all'insegnamento. Io ho avuto la fortuna di iniziare a insegnare già dai primi anni di dottorato, quindi io avevo davanti ragazzi di un paio d'anni meno di me magari, e insegno nelle classi internazionali, quindi insegno in inglese e ho una platea di persone che vengono sostanzialmente da 4 continenti su 5, perché ci manca l'Australia, ma tra Sud America, Africa e Asia li abbiamo tutti, oltre all'Europa. E devo dire che anche l'esperienza di poter comunicare quella che è la propria conoscenza agli altri è qualcosa di irrinunciabile per me, almeno. È bellissimo vedere che persone di culture diverse, religioni diverse, possano stare in una stessa stanza a guardare la lavagna dove ci sono scritti gli stessi simboli matematici, le stesse formule matematiche, tutti capiscono. Quindi è il bello della matematica, della scienza, che è comprensibile da tutti, che è una lingua che va al di là delle differenze appunto culturali, religiose, di usi, costumi, eccetera. Ed è bello pensare di poter aiutare almeno in parte qualcun altro a sviluppare delle conoscenze che possano aiutarla ad avere una vita più degna, più ricca e più di successo e di crescita personale. Potete anche immaginare che magari davanti persone che vengono da situazioni anche da paesi con situazioni economiche complesse, anche magari in guerra, non sappiamo, il Libano, l'Iraq, ragazze che sono magari soffrono ancora un po' della discriminazione in alcuni paesi, appunto pensiamo all'Iran o l'Iraq, dove l'istruzione femminile è ancora un problema. Quindi l'idea di poter fare qualcosa in questo senso, di poter dare una chance per un miglioramento del proprio futuro,
futuro agli studenti è una cosa che ritengo molto importante. E già che ci sono, visto che ci sono tante persone giovani qui, tengo a dire una cosa, questa cosa è possibile perché tutti parliamo inglese. La ricerca si fa in inglese, le pubblicazioni scientifiche sono tutte in lingua inglese e i miei ragazzi in classe parlano tra loro in inglese. Quindi l'importanza che ci sia una lingua comune e che permetta l'interazione tra persone così diverse dà un arricchimento in termini personali che è inimmaginabile. E quindi incoraggio davvero i ragazzi, qualsiasi sia poi la carriera futura che vorranno, a studiare l'inglese, perché senza la maniera di comunicare con l'altro si perde tanto. Nel campo nucleare ha parlato di questo filtro che è possibile, cioè una possibilità per ridurre l'inquinamento, l'inquinamento nucleare. Questo vale solo per le centrali ad acqua oppure vale anche per le centrali a sonda? Il nostro è molto specificato. Quello che noi stiamo progettando lo progettiamo per delle compagnie le quali producono soltanto reattori ad acqua leggera tra l'altro. In linea di assoluto principio, visto che lo scenario non è diversissimo, cioè comunque tutti gli isotopi sono presenti anche nella centrale veloce, cioè nel turno veloce come nel sodio o qualunque altra cosa, la tecnologia da applicare non è sostanzialmente diversa. Non è un campo che abbiamo ancora studiato, anche perché è un mercato che praticamente non esiste, per cui non è ancora diventato interessante. Però l'idea principale della tecnologia è la medesima. Cioè non ci sono evidenti controindicazioni all'utilizzo di questo o di altro. Cioè di utilizzare questo filtro su centrale di tipo diverso. Io ringrazio nuovamente per l'intervento fatto, interessante e provocatorio, dove penso abbiano dimostrato quanto ormai il progresso ha portato a realizzare macchine che riescono a lavorare da sole, perché riescono a capire gli input che ricevono dall'esterno. Anche l'uomo ormai vive più di input che riceve dall'esterno, vive di reazioni, reazioni a azioni che subisce, e non vive più di stupore. Allora, cosa differenzia l'uomo dalla macchina? Beh, forse la curiosità, che è l'unico input che viene dall'interno di noi stessi, non tanto dall'esterno. Quindi forse quello che ci hanno davvero spiegato stasera è che la cosa che ci differenzia di più, che fa emergere il genio e che rende la macchina una pseudo-intelligenza, non una vera intelligenza come è stato detto, è il fatto che manca questo input che ci fa muovere e che ci porta a voler conoscere, voler capire, non per pura conoscenza, ma per qualcosa che serve davvero nella nostra vita. Quindi farei un nuovo applauso.